di Antonio mi diceva qual era la difficoltà, ma le difficoltà le superiamo, io sono a Napoli sto per questo, poi sono andato via, le cose sono andate avanti in un modo diverso, però la nostra volontà di collaborare, capitemi, non per comparire, non so come dire, non per comparire, la nostra volontà di collaborare perché ci sembrava un'operazione troppo importante, troppo bella. Devo dire perché mi sembrava, e credo che gli storici dell'arte che sono qui presenti oggi possono concordare con quello che sto per dire. La mia idea era quella di dimostrare una volta tanto che gli storici dell'arte non sono quelli che parlano della morbidezza del panneggio, che parlano dei valori pittorici, ma possono avere anche un po' di impegno civile, e credo che questa occasione lo ha dimostrato in pieno. La storia dell'arte è una disciplina, come dire, di cui ultimamente si parla molto male degli storici dell'arte in genere, ma siamo in un momento storico in cui abbiamo in mano la palla, e questa occasione ci dimostra che se vogliamo possiamo avere una qualche funzione sociale, e questo, come dire, ho sempre tenuto a farlo nel mio lavoro di soprintendente, certo spessissimo senza riuscirci, quando lavoravo a Napoli avevo mille difficoltà, ma ho avuto sempre un obiettivo, come dire, che fosse quello di una possibile apertura a tutti i possibili pubblici. A Capodimonte abbiamo fatto un'infinità di cose per questo, abbiamo lavorato moltissimo con le scuole e con le scuole delle periferie disagiate, con le scuole di Scampia, con le scuole di Giuliano, grazie agli amici di Capodimonte che ringrazio per questo, e io credo che questo è in quel solco, perché comunque l'idea che lo storico dell'arte debba stare nel suo studio appunto a studiare la morbidezza del panneggio è una cosa, come dire, che non mi ha mai convinto, perché ho sempre pensato, nel solco appunto di quello, come dire, io sono un vecchio ragazzo studiavo all'università negli anni 70 e quegli erano gli anni in cui avevamo le lezioni di Bianchi Bandinelli, di Emiliani e di tutti gli altri, e quei personaggi ci insegnavano che comunque dovevamo provare ad avere un'incidenza sociale sulle cose, e questa è l'occasione. Sono contentissimo che la cosa si sia realizzata.